Buongiorno cazzo, buongiorno. Oh, non fa in tempo a pigliar fiato che tac, ci risiamo. Oramai è un assedio, oramai. Partiamo da un concetto base. Se tutto ciò che si dice, ma tutto, corrisponde a verità e onestamente non ho elementi per pensare che sia tutto falso, anzi, se ciò che si dice è vero, Fagioli è un emerito coglione, è un coglione. E se a quanto pare la società Juventus decide di adottare la linea che al minimo sospetto noi pigliamo le distanze da te, è una linea che non mi sento di giudicare. Io reputo personalmente sbagliata questa linea, perché il Puzzone va difeso fino a condanna definitiva, ricordatevelo sempre. Non mi sento di criticare fino in fondo la società se ha deciso di collaborare con gli organi preposti, però a me questo giustizialismo fa schifo, fa schifo, anche se a ragionare così è la società per la quale faccio il tifo. La cosa che più mi fa rabbia è la solita. Naturalmente i soliti sciacalli, Alvino in primis, stavolta faccio i nomi. Stavolta faccio i nomi tranquillamente. Naturalmente i soliti sciacalli già si sono messi all'opera. È uno. Sono tante le cose che mi fanno rabbia di questa vicenda. Intanto già i soliti, cosa rischia il giocatore? 3 anni, no, 3 anni che li danno per le partite truccate. Ok? Fagioli non ha truccato nessuna partita. Pare abbia scommesso su piattaforme illegali ed è un emerito coglione se lo ha fatto. Ma no, onestamente non ho elementi per affermare il contrario. E ribadisco, se lo ha fatto è un emerito coglione. Ed è una cosa che mi fa rabbia, dico io, giochi in una squadra dove ogni minima puttanata viene passata ai raggi X. Sei attenzionato dalla mattina alla sera, ti metti a fare certe cose, quando sai benissimo che a questo non gliene frega niente, che tu un domani risulterai innocente. Come risulterai innocente, ne sono sicuro. La giustizia sportiva purtroppo è un'altra storia, purtroppo è un'altra storia. Perché sì, c'è una regola che va rispettata, nessuno discute questo principio, assolutamente. Però voglio proprio vedere se vanno ad attenzionare ogni minimo tesserato, FIGC, forse anche della terza categoria valdostana. Voglio proprio vedere se viene attenzionato uno di quelli, come vengono attenzionati i calciatori della Juventus. Voglio proprio vedere. Sto dicendo che la legge è sbagliata? No. Nel modo più assoluto, tu non devi scommettere. Però cazzo, mica la si fa una legge in modo tale da qua, o si fa una legge, perché è troppo facile così, becchi chi ti pare e lasci perdere gli altri. Non sto giustificando Fagioli, non sto giustificando Fagioli, tutt'altro. Me la prendo con il solito libero arbitrio.
Qui va fatta una legge che quando vai a scommettere, o la scommessa la si fa solo online, oppure quando vai là devi lasciare il documento. Devi lasciare il documento se scommetti. Perché io non ce l'ho scritto qua che sono un tesserato, perché io posso mandare anche un mio parente a scommettere, anche se non sono un tesserato. Io posso mandare anche un parente a scommettere. Ok? Perché ribadisco, se... ma Fagioli sarebbe coglione 2 volte a farlo online, anche perché ora con l'IP risalgono in un niente a chi allo scommettitore. Ok, risalgono in un niente allo scommettitore. Quindi saresti 2 volte coglione, saresti. Quindi detto questo, io a questo punto sulle scommesse, dato che ci sono squadre che sono fatte la Serie B per le scommesse, Milan, Lazio, eccetera eccetera, se proprio vogliamo tutelare i tesserati, quando si va a scommettere o lo si fa online con tanto di registrazione di nome, cognome e codice fiscale, oppure quando vai alla ricevitoria presenti il documento. Consapevole che se stai scommettendo nel nome di... Oppure le vincite andrebbero pagate solo con pagamenti elettronici, a questo punto, in modo da avere la tracciabilità. E da beccare sul fatto chi, non deve scommettere. No, perché attenzione, sono vietate ai tesserati anche le scommesse legali. Non solo quelli illegali. Voi ve la sentite ora, voi che adesso state crocifiggendo insieme agli sciacalli Alvino numero uno, insieme agli sciacalli, voi che adesso state crocifiggendo Fagioli, voi ve la sentite di mettere la mano sul fuoco e dire che è l'unico che scommette, l'unico calciatore che scommette in tutta Italia? No, assolutamente, assolutamente. Intanto scommettere non è reato, intanto. Al limite l'incriminazione può essere... Ho letto i capi di gli eventuali capi di imputazione, lui se la caverebbe con l'oblazione, pagando, e il reato non viene scritto nel casellario giudiziale, quindi non stiamo parlando di associazione mafiosa. Quindi, detto questo, in Italia abbiamo, voluta da Giovanni Falcone, che all'epoca fu contestato dai suoi stessi colleghi perché la voleva, in Italia abbiamo la direzione investigativa, la Direzione Nazionale Antimafia, quella che all'epoca si chiamava, chiamavano la Super Procura. Abbiamo l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ci vuole tanto a fare la Procura Sportiva Nazionale, non insieme alla FIGC, ma insieme al Ministero della Giustizia, non insieme alla FIGC, perché abbiamo visto come ragiona la giustizia sportiva. Perché qua, quando vedo, l'unica procura che si dà da fare, meritoriamente, se c'è del marcio da estirpare, è quella di Torino. Ora, a prescindere da quello che noi possiamo pensare dei Santorielli, dei Guarinielli, e tutto il resto, e degli ielli in generale, ma dato che in questo momento gli sciacalli sono in servizio permanente ed effettivo, e si sta verificando quello che succedeva in politica con Berlusconi, la stessa cosa, dove sembrava che la corruzione la combattesse solo la Procura di Milano, quello sembrava. Allora qua, chiedo scusa un attimo, stavo dicendo, qui a questo punto è necessaria una procura sportiva nazionale che indaghi a 360 gradi su tutto lo sport italiano, non solo il calcio. Perché qua abbiamo visto che per una procura iperattiva, protagonismo, carrierismo o giustizia vera, Dio solo lo sa, il tempo ce lo dirà. Tutto quello che volete, non puoi accusare un magistrato di stare a fare il suo dovere, a prescindere da come lo fa, con tutte le considerazioni che ho io dei magistrati.
Però quel che io dico, ma le altre procure, per tutto il resto, no, perché sapete cosa succede? Uno che può pensare, uno pensa male, e dice, in Italia ci sono tot club che fanno le plusvalenze, bisogna darci un taglio. Non vorrei che si punisca uno per avvisarne 100, non educarne, avvisarne 100. Guardate che non lo fate più perché rischiate qui. Intanto puniamo loro, voi non lo fate più. Non vorrei che succeda questo in Italia, Perché di chi ne di Palmieri, Manzi, Liguori, eccetera, eccetera, non c'è ancora traccia alla Procura FIGC, non c'è ancora traccia. Non ci sono ancora fatti nuovi, come per quello che ha riguardato la Juventus. Non ci sono ancora fatti nuovi. Non so se mi spiego, o come altre circostanze. Per esempio, il passaporto di Gnucuri. Noi eravamo rimasti a Recoba ancora, c'è quello di Gnucuri che è più recente. Non è ancora andato in prescrizione, signor Chiné. Non è ancora andato in prescrizione, credo la cosa. Credo. Poi qualcuno mi corregga. Ricordando che Fagioli è un coglione se ha fatto questo, è in ogni caso un coglione a fare quel che ha fatto, in ogni caso, a prescindere da se sarà giudicato colpevole o innocente, tu becchi tot soldi al mese. E a proposito, la cosa che a me allarma, perché ho dato un'occhiata ai giornali, è qua chi ne è in possesso del materiale già dal 23 di agosto. Ma la cosa che mi allarma, sapete qual è? Che tutto questo nasce dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Ho l'impressione che questo nasce, speriamo di no, ma tutto porta a questo. Tutto porta a capire che questo nasce da dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona. E questo è grave, non grave di più. Ok, mettiamo caso che, come nel 90% dei casi, di questi scandali che sembravano chissà cosa all'inizio, ma poi si sono sgonfiati tutti. Mettiamo caso che fra 3, 4, 5, 6 anni Fagioli risulta innocente. Per assolvere Padovano ci hanno messo 17 anni, una vergogna. Avete visto titoloni sui giornali, sui social, su fanpage? Avete visto chiedere scusa certi pezzi di merda col tesserino? Li avete visti di chiedere scusa? No. E se un domani Fagioli dovesse risultare innocente, come è risultato innocente, signori? Attenzione, signori, era ben più grave la colpa. Signori, l'associazione a delinquere, partite truccate, tutti, è stato assolto da tutto, signori. È stato assolto da tutto, Beppe, signori. Un domani che questo viene assolto, vi rendete conto che è stato montato tutto sto casino tutto questo è nato dalle dichiarazioni di tal Fabrizio Corona? Vi rendete conto? A questo punto c'è da augurarsi, ma non per la Juventus, per l'Italia, che questo sia colpevole. Che se questo un domani risultasse innocente, ma che figura di merda fa la giustizia italiana, ancora una volta? E torno a ribadire. Qua necessitiamo di una procura sportiva nazionale, perché non è possibile che sullo sport italiano indaghi una sola procura. Una sola, e spesso neanche competente a farlo. Non è possibile. Non è possibile. Roma, Napoli, Milano, Genova, Firenze, Reggio Calabria, Palermo, la tanto celebrata procura di Palermo, dove cazzo è? O davvero volete dirmi che in Sicilia nessun calciatore scommette? Davvero volete dirmi questo? Bari, Foggia. Davvero volete farmi credere che nessuno del milione di tesserati, di un milione non so quanti tesserati, scommette solo Fagioli? Sbagliando, e se ha sbagliato lo si punisca. E purtroppo, anche se è una condotta che non condivido, non riesco a giudicare male la società che lo ha un po'. Adesso
Si capisce perché il ragazzo non giocava dall'inizio, quindi quando, adesso mi rivolgo agli juventini, quando dite Allegri out, chiudete quella fogna di bocca che voi non sapete un cazzo, va bene? Ma perché Locatelli non fa Gioli? Chiudete quelle fogne. Evidentemente c'era un problema. Perché Miretti non fa Gioli? Chiudetele quelle fogne, che non capite un beneamato cazzo. Poi naturalmente, come non sottolineare il fatto che la notizia viene data dalla stampa? A quanto pare la Juve abbia già inviato alla procura sportiva tutto il materiale, mollando a suo destino il ragazzo. Adesso vi racconto una storia. Adesso vi racconto una storia. Adesso vi racconto una storia. Un attimo. Allora, adesso vi racconto una storia. C'era una volta un calciatore, siamo a fine anni 70, no? Un calciatore molto promettente, tra l'altro. Molto giovane, già adocchiato dai vari commissari tecnici delle giovanili, si chiamava Maurizio Montesi, si chiama, è ancora vivo, ci mancherebbe altro. Maurizio Montesi. Questo no, per dirvi cos'è questo mondo qua. Lui mi sa che era simpatizzante, se non militante dell'estrema sinistra. Ma in tempi in cui di politica si moriva. Lui in pratica giocava ad Avellino, era cresciuto nelle giovanili della Lazio, giocava nell'Avellino. Lui quando era ad Avellino scatenò una polemica. Avellino era appena stato promosso in Serie A, voi immaginate, sul clientelismo del presidente dell'Avellino di allora, e tutti i biglietti regalati agli ultras, eccetera, eccetera, queste robe qua, no? Naturalmente ebbe dei problemi, lui era un ottimo, poi torna alla Lazio, la Lazio lo riprende, per farvi presente l'atmosfera dell'epoca, il clima dell'epoca, gli ultras della Lazio sono famosi per essere prevalentemente di estrema destra, alcune frange degli ultras prevalentemente di estrema destra. All'epoca si moriva nelle piazze, comunisti contro fascisti, rossi contro neri, si moriva nelle piazze. Basta ricordare la H. Larenzia del 78 e tanti altri episodi, sempre a Roma. Stavo dicendo, lui rientra alla Lazio, è l'anno del razzo che uccide Vincenzo Paparelli, il tifoso
Lazio, se non sbaglio, ed è anche l'anno del calcio scommesse. Quando parte l'inchiesta del calcio scommesse, lui denuncia queste robe qua, tant'è vero che viene isolato dai compagni, dai compagni di squadra. Poi paradossalmente questo ragazzo sarà anche squalificato per omessa denuncia, dopo aver denunciato viene squalificato per omessa denuncia, cioè è incredibile. E poi naturalmente a marzo succede quello che succede. Succede quello che succede. Tra l'altro, il giorno dell'omicidio Paparelli, ora leggo che lui non voleva giocare. Fu convinto dai compagni a giocare. Oggi quella partita sarebbe impensabile giocarla. Lui in un'intervista denunciò questa roba qui delle scommesse, ma molto prima che scoppiasse. Poi paradossalmente viene gli stesso squalificato per omessa denuncia, cioè lui che denuncia sulla stampa. Questo per dire il protagonismo di certi organi giudicanti, capito? Io dal momento in cui faccio un'intervista alla stampa, giornalista, un tesserino, volendo è assimilabile a un pubblico ufficiale, no? Dal momento in cui io faccio un'intervista a Repubblica, io ho già la notizia di reato, non mi serve la denuncia, perché me lo squalifichi per omessa denuncia? Quindi vedete il protagonismo di questo. Allora io cosa devo pensare? Che questo ragazzo è stato squalificato per autotutelare il sistema? Sì, d'accordo, facciamo saltare quattro teste, però chiudiamola qui, e altrimenti saltano tutte. È dell'80, il calcio scommesse dell'80, molto probabilmente ce l'ha di mezzo anche la Juventus, che ne uscì pulita. C'era molto probabilmente di mezzo anche la Juventus nel 1980. Quel famoso Bologna-Juve di cui parla Petrini. In effetti qualcosa di losco c'era, come c'era qualcosa di losco nel famoso Genoa-Inter di un paio d'anni dopo. Quindi era un sistema che coinvolgeva tutti. Pagarono, fecero saltare qualche testa, Milan, Lazio, Paolo Rossi, Giordano e tutto il resto. Montesi ebbe 4 mesi. 4 mesi di squalifica. 4 mesi vuol dire da maggio 80, io a settembre rientro e gioco, ottobre rientro e gioco. Ecco, lui rientra soltanto nella stagione 81-82. Perché? Uno squalificato 4 mesi nel maggio 80, perché rientra nella stagione 81-82? Evidentemente per vendetta. Per vendetta. Quindi vedete che tutti questi innocenti non c'erano nel calcio? Nonostante abbia denunciato, è stato squalificato per omessa denuncia, paradossalmente. E poi, nell'81-82, disputa solo 11 incontri e qualche partita nell'83 dove si infortuna, ma poi abbandona il calcio, ma a 26 anni. Secondo voi, un calciatore negli anni 80 che ha quel grave infortunio alla tibia, perché abbandona il calcio per l'infortunio? Ma dai, ma non mi dire. Hanno ripreso a giocare Giancarlo Antognoni dopo la frattura alla gamba, ci ha messo uno e non ha ripreso. Ha ripreso Ciro Ferrara, ha ripreso Erik Andersen, il calciatore danese, per il famoso, per la rotula che saltò completamente nella semifinale con l'Olanda, con il contrasto con Van Basten. Ci sono le immagini su YouTube, Henrik Andersen, il calciatore danese, perché non poteva riprendere Maurizio Montesi. E questo cosa ci dice? Cosa ci dice? Che questo sistema è un sistema un po' marcio dappertutto, dove periodicamente si fa saltare qualche testa per dare l'impressione di fare pulizia, ma non si fa pulizia manco per il cazzo. Non si fa.
ora come nel 2006 il nostro momento, questo è. Non mi piacciono mai le vittime sacrificali, al netto del fatto che per me Fagioli è stato coglione, se come pare sia questo, si sia fatto coinvolgere in certe porcherie, vogliamo chiamarle così. La cosa che mi fa più rabbia sono gli sciacalli, naturalmente. Ma... ma dicevo in merito agli sciacalli, io ho imparato una cosa nella vita, e cioè c'è un vecchio detto dei vecchi, dei nostri nonni, nella mia città, soprattutto quelli che abitavano nel mio quartiere di origine, il Borgo Marinaro, diciamo. C'è un vecchio detto che recita: l'equo che non è fatto in giloste, cioè la pioggia che non c'è stata è lì in cielo pronta a cadere, e prima o poi sta pioggia cadrà, e allora mi farò tante di quelle risate. Ma non per... mi dispiacerà solo per i tifosi delle altre squadre, quelli sani, per i mongoloidi, e chiedo scusa ai mongoloidi se li paragono a tale feccia, che scrivono Godo, il brand, eccetera eccetera. Occhio, la ruota gira, e mi farò tante di quelle risate quel giorno che non avete idea. Io sono garantista, però non vi nego che il mio garantismo, quando c'è guerra c'è guerra, e il mio garantismo sta seriamente vacillando. Occhio, l'equo che non è fatto, gilo ste, aprite gli occhi.